Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ta-da. È mercoledì e quindi come sempre porteremo nelle vostre case temi ed argomenti dedicati alla salute e alla medicina. Siamo in compagnia di un parterre di ospiti meraviglioso. Quindi iniziamo e lo facciamo dal nostro prof Grifoni, SOS Pronto Soccorso. Professor Grifoni, ben ritrovato. Ben trovato. Elegantissimo, con un completo nuovo. Grazie, mai visto prima. Ma lei nota tutto allora. Io noto tutto. Nota tutto. I dettagli sono miei. I dettagli sono i suoi. Innanzitutto, come sta? Io bene, abbastanza bene. Nonostante il tempo. No, il tempo sa. Quando è arrivato lei ha iniziato a diluviare. Davvero. Vero? Un'acquata in piedi. E questo mi capita anche in moto. Sì, uno sì, esce sì. Con la moto a un certo punto, brabum. Brabum. Tutto. E quindi e piove, la, una cosa, piove, le temperature scendono ma, insomma, e di conseguenza iniziamo scendo, a tossire. Le temperature sono abbastanza tossire, sì, ma anche a starnutire, sa? Esatto. Bene. E quindi come e comportarsi? Ora, non è che la patologia dello starnuto in particolare, qui starnutisce viene tutto il coso, perché già ora sono venuto via, c'erano già, non so, ma 200 persone, tante, anche, forse anche tante. Di più. Ma vengono perché appunto si tossisce, perché in realtà tra lo starnuto e la tosse, no, tutti sintomi dell'apparato respiratorio superiore. Certo. Ora c'è una differenza, lei sa che quante bollicine di acqua può emettere uno starnuto? So che arrivano fino a 3 metri. No, ci di sta? Più. Di più. 5 metri. 5 no, metri. Lo so, il suo starnuto può essere diverso dal mio. Il mio. Altri, sì. Ma dice 6 metri. Molto probabile. Ha una velocità pazzesca. Oggi Diletta si è resa conto con come circa io. In ogni gocciolina, in ogni sì. gocciolina 20.000 goccioline, ci sono tantissimi germi. Ecco perché in questo periodo, se uno dovesse starnutire, e perché è raffreddato, dovrebbe mettere sempre la mano di fronte sempre. Alla bocca. Ma sa, lo starnuto per esempio non è che venga nel pronto soccorso, perché starnutisce, si ricorda lei di Mangiafuoco? No, non se lo ricorda perché lei è troppo giovane, non si ricorda Pinocchio di Collodi, ma ah, Mangiafuoco sì, okay, non l'ha certo. letto, non l'ha letto, no. Lei è troppo giovane. Però vabbè, Mangiafuoco però si commosse nel vedere Pinocchio e cominciò a starnutire, perché okay. un'emozione può portare uno starnuto. È vero. Anche prima o diciamo di un'eccitazione, di un atto sessuale può cominciare a starnutire. Questa non sembra una barzelletta, ma a volte può succedere okay. a un impatto così di starnutire. Come si starnutisce se c'è per sole? Per le allergie anche. Perché, e poi, io sempre per il sole. Sì. Sempre. Sì. Cioè, lei quindi preferisce la pioggia, ho capito? Vabbè. No, vabbè, ognuno preferisce però quello che vuole, se preferisce la pioggia. Io preferisco il sole perché non starnutisco. Anch'io il sole. Preferisco il cioè, sole. Questo è il, perché questo? Nonostante per dire che c'è un elemento importante che riguarda proprio il fatto che lo starnuto è un riflesso. Quindi è un riflesso che può essere generato da tanti stimoli. Perché c'è un sistema che è l'apparato parasimpatico, che è insieme al simpatico, pertanto per fare un paragone, ecco, il sistema parasimpatico è quello che stimola, cioè delle stimolazioni a livello del naso e che può dare queste manifestazioni. Cioè, lo starnuto però
in realtà poi finisce lì, specialmente se uno è allergico, eccetera, ma in realtà al pronto soccorso non vengono le persone che starnutiscono, bene? Perché poi lo starnuto è uno starnuto che si autolimita, eccetera. E quindi chi viene? Chi viene? Chi ha la tosse che è persistente. Certo. Quindi una tosse invece persistente può essere... Una tosse cronica? No, una tosse no. Anche viene immediatamente, cioè acutamente, nel senso che può essere l'espressione di molte patologie. Uh-huh. Perché vede, la tosse, si pensa che venga dall'apparato respiratorio, può essere anche di altre origini, per esempio anche una tosse cardiaca, cioè potrebbe essere un equivalente di una tosse cardiaca come anche una tosse dell'asma, cioè un asma si può manifestare con la tosse. Il problema della tosse è che bisogna poi capire perché ce l'ha una certo. persona. Bene. E quindi lì comincia la diagnostica differenziale della tosse, perché potrebbe essere anche, la tosse può venire come anche lo starnuto per degli elementi irritanti esterni all'aria, non solo le allergie, ma anche dei gas, delle polveri, quindi c'è tanto da fare. La tosse in particolare è importante, poi glielo dirò, vedo che è ansiosa, certo, perché, dato vedi, che stiamo affrontando così, un argomento che interessa così, sicuramente quindi, tutte le persone che ci seguono da casa. Bene. Ne riparliamo più tardi. Grazie mille. Prego a lei. Andiamo avanti. Obesità come malattia cronica. Ta-da! In compagnia dell'endocrinologa Serenella Checchi. Grazie per essere con noi e benvenuta. Grazie, buonasera. Quindi, obesità come malattia cronica. Come si misura l'obesità? Sì, allora l'obesità sicuramente è una malattia un po' sottovalutata dal punto di vista diagnostico. A fronte di una condizione che è in notevole aumento negli ultimi anni, è raddoppiata la sua frequenza, la sua incidenza, molto spesso il paziente non viene diagnosticata, perché noi medici magari viene fatta una diagnosi di ipertensione, di patologia cardiaca o quant'altro, e poi al paziente sovrappeso o obeso viene dato semplicemente il consiglio di mangiare di meno, muoversi di più, senza porre un'attenzione importante su il grado di obesità o la presenza di obesità. Quindi viene un po' banalizzata, lasciando semplicemente al paziente stesso l'iniziativa poi di prendere una via, quindi di cominciare a occuparsi di questo problema. Quindi fondamentale è misurarle, certo. Andare a definire che la patologia esiste e è una patologia come le altre, e come le altre può essere trattata e può essere vinta con la strategia giusta. Quindi il paziente deve essere sempre misurato nel peso, e verosimilmente sarebbe meglio misurare anche l'altezza, per andare a essere precisi, perché l'altezza che noi ci ricordiamo non è mai sempre quella reale, quindi è molto spesso anche il peso. Quindi noi misuriamo il peso e l'altezza, così possiamo calcolare il BMI, che è l'indice di massa corporea, che si calcola dividendo il peso per l'altezza al quadrato espressa in metri. Questo ci consente di distinguere il paziente obeso, quindi quello che ha un BMI superiore a 30, dal paziente sovrappeso tra 25 e 30 e il paziente normopeso. Non è una suddivisione precisissima, perché ovviamente il paziente che ha una grande massa muscolare potrebbe anche risultare obeso, il palestrato per dire, obeso, quando in realtà la sua è una composizione corporea a favore della massa muscolare, quindi si devono prendere insieme al BMI anche altri, certo. Altri aspetti. Uno dei più importanti è la circonferenza vita, voglio sottolineare che quando io ho cominciato questo lavoro si diceva che l'uomo doveva avere una circonferenza vita inferiore a 103 e la donna a 88 centimetri. Oggi invece diciamo che l'uomo deve essere al di sotto di 94 okay. centimetri, l'uomo europeo, diciamo per l'asiatico la misurazione è di 90 centimetri, e la donna la circonferenza vita deve essere inferiore a 80, questo perché le evidenze ci hanno portato a verificare
identificare come l'obesità addominale sia quella che ha maggiori complicanze cardiovascolari, metaboliche e che può condurre a problemi osteoarticolari, anche anaplasie sostanzialmente. Quindi noi dobbiamo dare al paziente un'idea di qual è il suo punto, da dove si parte, quindi il suo BMI, la sua circonferenza vita, e con questo possiamo avere un'idea di massima. Potendo si può anche andare a valutare quella che è la massa grassa e la massa magra, e si dovrebbe fare con l'impedenzometria o il gold standard è rappresentato dalla densitometria, che però essendo una metodica che prevede delle radiazioni non si può fare ad ogni controllo, quindi dobbiamo servirci soprattutto di quello che abbiamo a disposizione, che non fa mai male al paziente, quindi il centimetro, la bilancia, l'altimetro e così via. Capiamo che ogni caso è a sé, ma sì, sicuramente è una problematica che non va sottovalutata. Cosa si intende per malattia del tessuto adiposo? Anzi, dato che per il momento il tempo termina qua, io adesso la interrompo e ci torniamo più tardi. Riprendiamo ovviamente da dove ci stiamo lasciando. Grazie mille. Andiamo avanti, Fanfani, diagnostica e salute. In compagnia del direttore sanitario dell'Istituto Fanfani, Maurizio Dalmaso. Grazie per essere con noi e benvenuto. Quindi parliamo oggi di un percorso importante con radici solide. Di conseguenza parliamo anche del ruolo importante dell'accoglienza e cosa vuol dire prendere in carico il bisogno di un paziente da Fanfani. Dunque, intanto è un piacere poter spiegare alcune cose che peraltro credo che siano di patrimonio comune, nel senso che l'istituzione Fanfani è conosciuto e è un punto di riferimento della sanità fiorentina da più di 50 anni. Io ho avuto la fortuna di diventare direttore sanitario da qualche anno, ed è per me è stata una cosa bella che mi ha permesso di chiudere un ciclo che mi ha portato da sempre a conoscere sia il professore prima sia l'attuale direzione a proprietà, perché la richiesta di fare qualcosa di nuovo e di diverso in una struttura che era un qualcosa di storico nella realtà fiorentina è veramente una sfida bellissima. Vero. E direi che il problema è che avevamo un professor Fanfani che era troppo avanti e forse ha fatto talmente tante cose per cui è difficile mantenere gli standard, non andare a cercare di fare dei cambiamenti. In realtà stiamo cercando di fare dei cambiamenti perché ovviamente quello che era la sanità, ma anche il concetto di salute 40 anni fa non è quello che attualmente rappresenta il bisogno dei pazienti. Il concetto di accoglienza è semplicemente un qualcosa che nasce dal fatto di accogliere qualcuno e cercare di capire quali sono i suoi bisogni. I bisogni attualmente sono complessi, ma non tanto e non solo perché devi coordinare magari più esami o più cose, ma perché spesso è difficile capire dove finisce un bisogno di tipo sanitario puro, sociale puro, sociosanitario. Quindi anche per noi, che pure siamo una struttura privata che fa diagnostica, ci siamo accorti che lentamente la domanda è cambiata, le richieste di afflusso con richieste diverse da parte dei pazienti pure, e quindi abbiamo dovuto, nell'ambito di essere qualcosa che era già molto performante, adeguarci e fare tutta una serie di innovazioni. Poi avremo modo di entrare nel dettaglio. Qual è il problema? Il problema è che la difficoltà di fare cambiamenti in una struttura che era tradizionalmente già molto conosciuta, molto apprezzata, e farlo integrando nel modello organizzativo attuale qualcosa di nuovo e di diverso. Che cosa? La diagnostica, tutta la parte di digitale e tutti i sistemi di accesso che attualmente le tecnologie rendono disponibili, che chiaramente sono molto, molto cambiate, molto diverse. E tutto però con la difficoltà, come la proprietà più volte chiede, di mantenere la tradizione di ciò che era l'Istituto Fanfani nella testa delle persone, nella testa dei fiorentini in particolare.
Beh, sicuramente una sfida sicuramente ben riuscita. Stiamo parlando di percorsi, di conseguenza parliamo anche del percorso e ci entriamo nel dettaglio costruito per il futuro della struttura oggi. Quali sono le novità principali? Attualmente l'Istituto, diciamo, si è mosso su quelle che sono le tre macro aree dei cambiamenti strutturati nelle organizzazioni, sicuramente sanitarie, ma non solo sanitarie. Sostanzialmente gli spazi, sostanzialmente le tecnologie e poi le persone e anche, diciamo, il modo con cui venivano fatte certe attività fino a ieri e come faremo poi le stesse attività future. Quello che vediamo attualmente fondamentalmente è il nuovo laboratorio. Il nuovo laboratorio è stato realizzato direi in tempi molto, molto brevi ed è assolutamente un laboratorio all'avanguardia. Non tanto e non solo per le tecnologie a disposizione, per tutto quello che permette di fare, ma anche per quanto riguarda la possibilità di gestire in maniera integrata diverse tipologie di diagnostiche e cercare di utilizzarle al meglio, attaccandoci a una parte fondamentale che è tutta quella della digitalizzazione. Quindi laboratorio, poi tutta una ristrutturazione secondo percorsi, secondo attività specialistiche omogenee al secondo piano dell'istituto, e questo per quanto riguarda le cose principali, e poi una ristrutturazione della parte direzionale all'ultimo piano. Però la cosa più importante, che è partita da qualche mese, che andrà a regime nell'arco dei prossimi mesi, è aver costruito una rete attorno all'istituto, perché l'istituto nella testa dei fiorentini è istituto Piazza Indipendenza, Fanfani, Piazza del Duomo, la Misericordia. E poi quelli che erano un tempo gli ospedali in centro, c'era tanti anni fa il San Giovanni di Dio e ora è rimasto Santa Maria Nuova. Qual è il problema? Il problema è che questo tipo di cambiamento è un cambiamento assolutamente difficile da fare, proprio perché aveva una grande tradizione, ma assolutamente necessaria. Certo. Prima era una struttura in cui le persone andavano, ora è una struttura in cui le persone vanno, ma si sta costruendo una rete attorno, proprio perché vogliamo estendere tutto ciò che sono le procedure, tutto ciò che l'istituto sa fare e ha fatto e sicuramente continuerà a fare in maniera migliorativa, anche estendendolo su tutta un'area regionale. Dopo ripartiremo proprio da qua, dalla rete. Con piacere. Cosa significa essere partner di Fanfani? Grazie. Perfetto. Mille. Andiamo avanti con la prostata. In compagnia di Filippo Annino, direttore urologia robotica, ospedale San Donato Arezzo, grazie per essere con noi, benvenuto. Grazie a voi. E di Saba Corrami, responsabile del gruppo oncologico multidisciplinare, grazie anche a lei per essere con noi presente. Quindi, cos'è la prostata? A cosa serve? Ecco, intanto è simpatico specificare che la prostata non è una malattia, come a volte i pazienti sono soliti dire, no? Mi è venuta Spacchiamo la prostata. Subito questo mito. Mi è venuta la prostata, no? La classica affermazione dell'uomo che insomma si avvicina a un'età in cui inizia a avere dei disturbi urinari. La prostata è un organo dell'apparato maschile, dell'apparato genitale maschile, che serve per poterci riprodurre, quindi per poter sviluppare e produrre il liquido seminale che serve poi per la riproduzione. E quindi è una ghiandola che tutti gli uomini hanno, fondamentalmente non una malattia. Diventa una malattia a seconda del tipo di problema che può affliggere la prostata. Ad esempio, quali sono le malattie che colpiscono la prostata? Allora, tipicamente quella che più comunemente poi viene confusa appunto con e viene chiamata la prostata è l'ipertrofia prostatica benigna cosiddetta, quindi l'ingrandimento della parte centrale della ghiandola, che va a comprimere il canale urinario, che è l'uretra, che serve per svuotare la vescica, dove passa l'urina per svuotare la vescica, e comprimendo il canale urinario determina dei sintomi di tipo ostruttivo inizialmente, quindi il paziente vede un flusso più lento dell'urina, e che si possono poi trasformare o amplificare con dei sintomi che si chiamano di tipo irritativo e che coinvolgono principalmente più la vescica e che determinano l'urgenza ad andare in bagno o la difficoltà a contenere l'urina.
E quindi, come tra le patologie che possono affliggere la prostata, c'è l'ipertrofia. Questa si può associare spesso a un altro problema, che è l'infiammazione, quindi okay. la prostatite, e che spesso viene confusa come la cistite, che più spesso invece capita nella donna. La donna, certo. E la prostatite si associa molto spesso all'ipertrofia e favorisce poi lo sviluppo dell'ipertrofia prostatica quando diventa cronica. La prostatite cronica favorisce l'ipertrofia e di conseguenza va a peggiorare ulteriormente la sintomatologia. Queste sono le patologie più comuni e sono delle patologie benigne che danno dei sintomi nel paziente. Poi la prostata, purtroppo per noi maschietti, è l'organo che più spesso si ammala di tumore. Quindi il tumore maligno della prostata è il tumore con incidenza maggiore nella popolazione maschile, e questo purtroppo non dà sintomi. Quando si hanno dei sintomi, sono sintomi spesso, cioè sempre quasi, associati a un'ipertrofia o a un stato infiammatorio, e che poi possono portare a fare una diagnosi di tumore della prostata incidentale, accidentale, nel senso che magari si va a fare un esame del sangue che si chiama PSA, che non è altro che un prelievo di sangue che ci fa analizzare il valore di una proteina che viene prodotta dalla prostata, che si può alzare sia in caso di infiammazione, sia in caso di ipertrofia, ma anche in caso di tumore. Quindi ci può portare a fare la prima visita dall'urologo. Se no, come rendersene conto? Magari con delle visite specifiche, con la prevenzione adeguata? Cioè, non lo so. Sicuramente la prevenzione è fondamentale. Non esistono però dei percorsi riconosciuti di screening ufficiali, okay. come può essere invece per il tumore al seno, in cui ci sono degli screening okay. ufficiali riconosciuti. È chiaro che gli urologi consigliano da tempo, da quando è nato il PSA, un'analisi di questo valore del sangue a partire dai 50 anni in poi, e per gli uomini che hanno avuto familiarità, quindi uno o più consanguine di primo grado con un tumore di prostata in età giovanile, di iniziare fin da 45 anni ad usare questo parametro nel sangue. L'andamento di questo valore nel sangue nel tempo, e quindi noi di solito suggeriamo di ripeterlo circa annualmente, certo. ci può far capire se c'è un andamento che ci fa sospettare un tumore di prostata. A quel punto si indaga con una visita che può essere un'ispezione rettale, che è la visita, diciamo, un po' più temuta dai maschietti quando si approcciano all'urologo, che però negli ultimi tempi sempre più può essere soppiantata dalla risonanza magnetica della prostata, che è un esame che ci può dare sicuramente delle informazioni importanti. Grazie mille, più tardi ci concentreremo sulla cura e anche con la dottoressa Corrami, che ci spiegherà quali sono i sintomi del tumore alla prostata. Grazie mille. Andiamo avanti, la salute dei nostri denti. In compagnia dell'odontoiatra Nicola Paoleschi. Grazie per essere con noi e ben ritrovato. Grazie a voi. Quanto è importante la prevenzione dentale sia negli adulti che nei bambini, ovviamente per prevenire futuri problemi? Certo, allora la prevenzione è sicuramente fondamentale. Abbiamo ascoltato fino adesso dei colleghi che hanno parlato, l'urologo, l'Istituto Fanfani, che di fatto fanno della prevenzione, quindi esami diagnostici o visite, anche loro un elemento fondamentale per portare avanti un approccio, quindi sanitario, certo. su varie specializzazioni. Nell'odontoiatria vale un po' lo stesso discorso. Io sono ormai 37 anni che faccio questo lavoro, ho visto quindi vari aspetti dell'odontoiatria e anche degli approcci dei pazienti. Probabilmente i telespettatori più anziani potranno ricordarsi che una volta dal dentista si andava quando c'era il dolore, quando ormai non si poteva fare a meno, addirittura si rimandava, si aspettava, e quando proprio non c'era più possibilità si andava a fare una visita, che aveva ovviamente un decorso ormai negativo, perché c'era un dente certo. ormai malato, c'era una patologia ormai conclamata, e quindi era, diciamo, troppo tardi per avere un atteggiamento invece preventivo. Oggi la prevenzione invece è fondamentale, e noi incoraggiamo i pazienti che effettivamente negli anni hanno cambiato atteggiamento,
Io ho degli studi anche a Firenze e ho visto, ad esempio, città d'arte, no? Dove ci sono molti turisti. Uh-huh. E già 30 anni fa, quando facevamo visite a pazienti americani oppure nordeuropei, norvegesi, finlandesi, inglesi, e si vedeva chiaramente che l'atteggiamento di attenzione, di salute dei denti era migliore della nostra. Adesso probabilmente il gap l'abbiamo o lo stiamo cercando di colmare, no? Perché anche i pazienti oggi sanno che devono andare periodicamente dal dentista. Certo. Nell'adulto cosa succede spesso? Che viene da noi il paziente già quindi grande e ci dice: guardi dottore, ho un po' di sanguinamento dai denti, vedo i molari che un po' si muovono durante la masticazione, sento il dolore al freddo o al caldo, e questo ci fa subito capire che c'è una problematica parodontale di infiammazione che, se subito osservata e affrontata anche con delle terapie molto leggere, di terapie di igiene o anche di igiene più profonda sotto i tessuti parodontali, riescono a risolvere in tempo malattie che, se invece lasciate andare, e hanno spesso un atteggiamento subdolo, cioè non, certo, il paziente non si rende conto, portano proprio alla perdita di tanti elementi dentali. I pazienti spesso vengono da noi magari dopo anni che non sono venuti e ci fanno vedere una mobilità che lì per lì comunque non dava dolore, ma che ormai ha il destino di quel dente ormai è segnato. Quindi ogni sei mesi fare un appuntamento con l'igienista, quindi fare amicizia con l'igienista che diventa poi un partner di controllo per fare in modo che tutto quello che succede venga intercettato in tempo. Nei bambini, sì, ovviamente l'aspetto è importante e direi però diverso. Intanto, come abbiamo spesso detto anche altre volte, bisogna abituare i bambini fin da piccolissimi a frequentare il dentista. Magari la mamma in una seduta molto leggera di igiene, quindi molto light, porta con sé anche un bambino di 5 anni, di 4-5 anni, che vedrà un ambiente totalmente rilassante, con tutti gli assistenti che li vogliono bene, gli fanno i complimenti, gli regalano il dentifricio o lo spazzolino, eccetera. E quindi ha subito un atteggiamento, un approccio, direi, subito positivo. Il bambino, quando lo visitiamo, spesso anche lì ci rendiamo conto e intercettiamo delle abitudini viziate che la mamma può sottostimare, sottovalutare, ma sono importantissime. Quali sono? Ad esempio, abbiamo alcune abitudini come il succhiamento del dito, il tenere il ciuccio più tempo, certo, diciamo, o in un'età più avanzata, e creano poi una deglutizione atipica, quindi una anomalia nella deglutizione che porta in pochi anni ad una malocclusione, quindi a una rotazione, a un mal posizionamento dei denti. Il problema di conseguenza anche dell'allineamento dei denti, e certo, quindi dopo ci concentreremo su questo. Grazie mille dottore, perché grazie adesso ci trasferiamo nel salottino per alimentazione e curiosità. In compagnia della nutrizionista Valentina Guttadauro. Grazie per essere con noi e ben ritrovata. Grazie a voi, buon pomeriggio. Parliamo di menopausa e premenopausa. Come arrivare in forma, dato che è un periodo difficile per quasi tutte le donne? Diciamo che è un periodo che terrorizza le donne, no? Parlare di menopausa di solito viene associato con qualcosa che termina e che non ricomincia. Quindi molte donne sono proprio angosciate di arrivare a questo periodo, che comunque è un periodo importante perché porta a tanti cambiamenti, non soltanto ormonali, ma soprattutto anche comportamentali, ma anche proprio strutturali. Cioè il nostro corpo, la nostra composizione corporea si modifica. Sì. E quindi noi dobbiamo trovare assolutamente il modo di arrivare in forma a questo momento così impegnativo, certo, diciamo, per il nostro corpo. In che modo? Quali sono i consigli, dottoressa?
Allora, sicuramente dobbiamo essere tutti a conoscenza, cioè le donne devono essere a conoscenza, ma anche gli uomini, devono essere a conoscenza di quelli che sono. Giusto, giustissimo. No, perché voglio dire, soprattutto se la donna è in coppia, anche l'uomo si deve prendere la sua parte di responsabilità di momento, poi, no? I problemi si risolvono sempre in coppia, sempre, no? Oddio. Supportandosi. Si dice così. Sopportandosi e supportandosi. Questo sì, questo sì. Diciamo che anche l'uomo poi va in andropausa, però se ne parla di meno. No? Invece la donna Giusto. Viene sottolineato molto di più questo periodo e in realtà anche l'uomo ha quasi dei cambiamenti comportamentali ma anche strutturali della sua composizione corporea. Comunque la donna deve arrivare a questo periodo della sua vita conoscendo quelle che saranno le nuove caratteristiche del suo corpo, cioè perché il suo corpo cambia, perché a un certo punto la pancia inizia a gonfiare, perché a un certo punto aumenta il tessuto adiposo, soprattutto in donne che magari arrivano ai 45 anni ed erano molto molto magre. E anche chi non arriva, diciamo così, con un peso abbastanza dentro un range, vede aumentare lo stesso appunto il suo giro vita. Perché a un certo punto la digestione alle volte si fa molto più lenta? Perché si dorme di meno? Quindi a tutte queste domande ci sono delle risposte, però è chiaro che dobbiamo assolutamente informare le donne di tutti questi cambiamenti verso i quali loro appunto si troveranno, insomma, che dovranno appunto fronteggiare nel miglior dei modi, ecco. Beh, sicuramente cambia anche l'umore, però ecco, sicuramente cambia il corpo. Proviamo a rispondere a qualche domanda. Allora, sicuramente quando cambia il corpo, le donne lo sanno bene, se il corpo cambia male, cambia anche l'umore. Nessuna donna accetta appunto di buon grado questo invecchiamento, che ci può essere ovviamente anche proprio per esempio nella elasticità per esempio della pelle, quindi una pelle che può iniziare a diventare meno elastica, meno compatta e quindi la donna la vede un pochettino più diciamo così più lassa, quindi con minor tessuto muscolare, questo è vero. Quindi iniziamo a dire alle donne che arrivano alla premenopausa di non sottovalutare che cosa? Certo. Il movimento è una delle cose fondamentali a tutte le età, mi raccomando, però soprattutto quando arriviamo verso la premenopausa non dobbiamo abbandonarlo. Beh, e se non l'abbiamo ancora intrapreso iniziamo a intraprendere un po' di movimento. Il movimento è importante, di conseguenza capiamo ancora una volta quanto influisce lo stile di vita, influisce sicuramente l'alimentazione. Ne parliamo più tardi, grazie mille. Ma perché adesso a proposito di alimentazione ci spostiamo in cucina. Torna a trovarci il nostro pasticcere Stefano Donati. Buonasera a tutti. Ma che bel cappello, mi mancava. Ti ricorda qualcosa, lo so. Mi ricorda tante esatto, belle cose. Abbiamo lavorato in coppia con i cappelli, sì. E a proposito di belle cose, come ci stupirai? Stasera, allora, non è una cosa particolarmente storica, eccetera. È una tortina senza lattosio e ho voluto agguantare un po' la stagione del marrone, della castagna con il mandarino. Quindi ho abbinato questi due gusti, ovviamente farina di marroni e succo di mandarino. Ma non spoileriamo troppo, stai dicendo troppe cose, lasciamo un pizzico di curiosità. Da che ora saremo insieme? Dalle ore 19. Esatto. A dopo Stefano. Bene, a dopo, grazie. Andiamo avanti, SOS Pronto Soccorso. Professore. Non corra perché poi le prende la tosse. Ma per fortuna Tadà è la mia tosse, palestra. È la sua palestra. Figuriamoci. In forma così, correndo tutto lo studio, a destra, a sinistra. E di qua. Fa piacere. Professore, abbiamo capito che lo starnuto. No, è un lo starnuto l'abbiamo lasciato. La tosse è sempre comunque l'eliminazione forzata di aria, no? Dall'apparato respiratorio. Ora noi la definiamo a glottide chiusa perché c'è un sistema di chiusura nel momento in cui uno fa un'espirazione forzata, per cui che è quella della tosse, che si chiude questo anello che è all'interno dell'apparato bronchiale, va bene, sono molto sopra a livello delle vie aeree superiori.
La tosse è perché vengono in pronto soccorso. Come mai? Vengono in pronto soccorso perché questa tosse può essere acuta e quindi dare, cioè da studiare il perché della tosse acuta che non passa e soprattutto è una tosse notturna, è una tosse notturna perché di notte aumenta la tosse, a volte in maniera acutamente perché c'è qualcosa anche, per esempio le polveri che uno si distende, altre volte perché oggi c'è una patologia molto frequente che è quella dell'ernia iatale. La notte distendendosi il materiale gastrico risale e dà e provoca poi la tosse. Tanto questo è una diagnosi che viene fatta sia dal medico ma soprattutto poi con l'indagine endoscopica e anche l'otorinolaringoiatra che va a verificare via aeree superiori. Il team è multidisciplinare. Sì, sempre. Multidisciplinare. Allora, tanto multidisciplinare, no, ma insomma in questo caso... Lavorate va spesso, bene. No? No, sempre. Sempre. Ora però se io per la tosse chiamo il pneumologo, il gastroenterologo, l'otorino, dopo succede, ma cioè, la massa di gente rimane all'interno del pronto soccorso. Per fortuna però ci siete voi, noi professore. Ci siamo, i medici, non noi, i medici dell'urgenza. I medici dell'urgenza fanno anche l'ecografia, perché vede, la paura quando uno ha la tosse... specialmente nel periodo del Covid, è stata perché poteva esserci un problema a livello polmonare. Certo. E quindi, per esempio, una polmonite. Questo per la tosse anche secca, perché in genere il Covid dava una tosse secca, come tutto quello che succede. Quando c'è un cambiamento da tosse secca a produttiva, è importante, perché l'escreato che noi emettiamo, cioè la produzione di muco che emettiamo, ha un'importanza per noi veramente notevole, perché a secondo del colore poi decidiamo non solo se che ha, lo provoca, per esempio l'aspetto giallognolo è un aspetto che ci fa pensare a una tosse produttiva, però di magari c'è un problema di tipo infettivo polmonare, e poi c'è il segnale d'allarme che è la tosse che provoca l'eliminazione del sangue. Certo. Con la tosse. Venivo oggi proprio, è arrivato un paziente con una emoftisi, perché più di emoftisi, l'emoftisi è una striatura di sangue quando si viene, produce l'escreato, l'emoftisi è quando si elimina molto sangue insieme all'escreato. E quello è un problema importante, perché a parte può essere anche questo un problema l'emissione di sangue di tipo infiammatorio oppure legato ad altre problematiche, la persona che ha questo problema, cioè di una tosse produttiva macchiata di sangue, pensa subito ad una cosa, che è il cancro. Al peggio. E se è un forte fumatore, se è una persona che diciamo ha dei fattori di rischio, fumare, può no? avere, lo può avere. Quindi che cosa il medico del pronto soccorso farà? Una radiografia oppure anche un'ecografia per vedere se ci sono motivi di questo tipo, cioè di tipo polmonare. E poi la tosse può essere legata ai farmaci, alcuni farmaci antipertensivi possono dare tosse, basta però togliere il farmaco antipertensivo per levare la tosse secca. Oppure può essere anche per la presenza, di un ostacolo, di ingestione, per esempio, si può succedere, e abbiamo visto a volte la tosse in persone che si stacca delle protesi e vanno a finire proprio a livello delle vie bronchiali, e lì succede. E quindi veramente. Succede meno male, anche questo. Ci sono i broncoscopisti, mi dice, lavorare in team che vanno a pescare, ora non le protesi tutte dentarie, basta un dente, qualcosa, se si riesce a ripescare. Quindi pensi lei quante cose può sono dare legate, ci sono la tosse, dietro la tosse. Alla tosse. E poi, la tosse, per fortuna, vediamo, arriva la cura, aspetti, i rimedi. C'è l'altra tosse, e qual è che l'altra è un equivalente tosse, asmatico, come anche una tosse potrebbe essere il preludio a un asma. In genere poi la tosse da sola significa poco,
cioè fa il segno ecco, del potere. Ha capito, il segno del potere, ha capito. Perché questo non basta. Non basta, perché se bisogna ci sia altri sintomi, per esempio la febbre. Benissimo, grazie professore, riprenderemo da qua e parleremo anche della cura. Un direttore d'orchestra. Però i direttori di orchestra si ascoltano e si seguono. Davvero? Sì, bene. So. Grazie professore, a dopo. Adesso torniamo a parlare di obesità. Ta-da! Beh, stiamo sicuramente capito che l'obesità come malattia cronica è una patologia da non sottovalutare, quindi dottoressa adesso ci spiega cosa si intende per malattia del tessuto adiposo. Sì, dunque l'adipocita è diciamo il protagonista dell'obesità, è la cellula che immagazzina il grasso sotto forma di trigliceridi. Tutto nasce dal nostro bilancio energetico, cioè noi quello che mangiamo viene trasformato in trigliceridi che arrivano al tessuto adiposo, alla cellula adiposa che li incamera. Ora, quando il surplus energetico è importante, la cellula si ingrandisce, si ipertrofizza, diventa grande. Ovviamente non può diventare tanto grande perché altrimenti si romperebbe e lascerebbe uscire all'esterno tutto il suo contenuto di trigliceridi. Quindi arriva ad un certo limite che non accetta più i trigliceridi che arrivano e quindi questi non hanno altra possibilità che depositarsi negli altri tessuti, quindi vanno negli organi nobili, il fegato, il pancreas, intorno al rene, vanno nei muscoli e tutto questo determina un peggioramento della condizione, della globalità della salute del paziente. Inoltre, siccome l'adipocita si ingrandisce, questo viene percepito come uno stato infiammatorio, cioè l'adipocita viene accentrato dai macrofagi, che sono le cellule dell'infiammazione, e questi nel tentare limitare i danni producono delle citochine che vanno in giro, comunque che sono citochine infiammatorie, che perdurano e fanno sì che ci sia uno stato infiammatorio cronico e che questo è alla base del fatto che dall'obesità nascono altre patologie, patologie cardiovascolari, patologie osteoarticolari, neoplasie e quindi il diabete stesso, cioè sono tutte condizioni che alcune di esse, voglio dire, dipendono in parte anche dall'obesità, in particolare ad esempio il diabete, cioè adesso si parla di diabesità, cioè non c'è più diabete, non c'è più obesità, c'è diabesità. Il paziente diabetico è un paziente che è diabetico perché prima è obeso e quindi noi riusciamo a ridurre il grado di obesità, possiamo anche indurre la remissione dalla patologia del diabete. Ovviamente è necessario dimagrire molto per arrivare a questo obiettivo. Beh, parliamo anche di altre complicanze che riguardano l'obesità, ad esempio di complicanze anche più gravi. Qual è la relazione tra obesità e cancro? È stimato che nel 2012 negli Stati Uniti è stato documentato che il 3% dei tumori dell'uomo, del maschio, era secondario all'obesità e il 7-8% dei tumori femminili erano secondari all'obesità. Ora, ci sono alcune patologie come il tumore dell'esofago, come il tumore della mammella, soprattutto nella postmenopausa, sono patologie che sono strettamente collegate al metabolismo e al peso. Pertanto anche durante il follow-up, durante la terapia oncologica, è strettamente importante mantenere il peso, laddove possibile normalizzare il peso. Certo. E sicuramente anche tendere a
diciamo, attuare quelle strategie di buon comportamento, quindi alimentazione corretta, movimento, riduzione della sedentarietà, che possono determinare quindi una migliore risposta anche alle terapie oncologiche stesse. Dopo ovviamente parleremo della cura e dell'importanza del trattamento precoce. Grazie mille. Andiamo avanti, Fanfani, Diagnostica e Salute. Ta-da! Torniamo a parlare di una realtà importante del nostro territorio. Riprendiamo da qual è il valore del network di salute che Fanfani ovviamente sta costruendo. Diciamo, per riagganciarci a quello che abbiamo detto prima, la difficoltà di fare un cambiamento che mantenga però molto delle cose che dovrebbero cambiare e evolvere nasce dal fatto che l'istituto fondamentalmente nella testa del professor Fanfani aveva due punti cardine. Uno che era la produzione di valore, cioè il valore per il paziente, cioè risolvere i problemi di quel signor Rossi che ha problemi diversi dalla signora Bianchi e che poi spesso si mischiano perché sulle linee della diagnostica hai diverse cose che devono essere associate. E la seconda cosa è farlo in che modo? Usando gli strumenti della qualità, certo. Ma queste cose sono ormai patrimonio comune, ma quando il professor Fanfani aveva iniziato a fare questi tipi di azioni, era un pioniere, era a cavallo degli anni 80-90. Faccio un esempio banale per fargli capire magari anche a chi ci ascolta come poi l'evoluzione, le innovazioni in sanità venga anche dalle cose che accadono. Il professor Grifoni prima parlava di sintomatologie collegate al Covid. L'obesità è stata considerata da chi ha studiato il Covid come uno dei cofattori favorenti per tutta una serie di aspetti collegati. Ora si sta vedendo tutta una serie di cose che sono il cosiddetto long Covid, cioè cosa succede alle persone e perché a certe persone sì e a certe no, che sviluppano delle patologie più o meno sfumate, multifattoriali e multi organo collegate al Covid. Noi stiamo lavorando con un collega che verrà nell'arco dei prossimi mesi a lavorare da un istituto per aprire un ambulatorio collegato al long Covid, perché il trattamento di patologie complesse, non tanto per la difficoltà diagnostica ma per tutta una serie di approccio e che sono ovviamente recenti, perché sono cose che vengono dalla pandemia Covid che abbiamo vissuto, comportano cambiamenti, che sono i cambiamenti che la gente capisce, apprezza, conosce. Attorno a questo ci va costruito chiaramente qualcosa, come dicevo prima, che faccia capire che oltre che mantenere il fatto di essere in un ambiente molto più simile a una casa che non a un istituto di diagnostica, questo va esteso su una rete, se vogliamo veramente cominciare a far crescere i concetti e espanderli anche oltre alla struttura che da sempre i fiorentini conoscono. E questo è molto difficile, perché è vero che le tecnologie aiutano e tutto quello che sono gli aspetti anche di digitalizzazione, di informatizzazione, permettono di fare cose velocissime che prima nemmeno erano pensate. L'obiettivo nostro è arrivare praticamente da con un cellulare, prenotare, pagare, venire seguendo già magari la linea tracciata che magari ti porta nei vari ambulatori dove devi fare il sangue, la radiografia e poi la consulenza da uno specialista, essendo su piani diversi, questo potrebbe essere un vantaggio. Andarsene, ricevere il referto, quindi tutte cose che si potranno mettere rapidamente in campo. Però la vera difficoltà è farlo avendo chiaro e mantenendo lo spirito del professor Fanfani e lo spirito che ora i figli del professor Fanfani, la proprietà attuale, vuole mantenere giustamente, adeguandolo a quello che certamente è la necessità di adeguarsi a quelli che sono i cambiamenti. Quindi sostanzialmente il concetto di valore e il potenziamento degli strumenti che servono per dare la migliore risposta a quel paziente per quel suo tipo di bisogno, nel modo che vuole lui, nel tempo minore possibile, cercando proprio di andare incontro alle esigenze. E cambiano le esigenze non tanto e non solo delle diagnostiche e delle patologie che andiamo a diagnosticare, ma anche delle attese dei pazienti. A proposito del concetto di valore, qual è il valore della prevenzione in questo percorso di salute moderna?
Beh, la prevenzione fondamentalmente, l'avete sentito, è la base di partenza, cioè il fatto di riuscire a stoppare sul nascere tutta una serie di patologie che poi evolvono, certo, dalla prostata a qualunque tipo di altro tipo di ragionamento che avete sentito. E quindi è una cosa, ma questo non è un'innovazione, cioè era quello che leggevamo e studiavamo già, ahimè, 40 anni fa quando ci siamo laureati in medicina. Il vero problema è di renderlo attuale e renderlo fruibile, perché questo è il problema che a mio parere diventa sempre più difficile. Paradossalmente sappiamo che ci sono poche cose da fare che vanno fatte, e su questo nessuno discute. La problematica è renderle rapidamente fruibili, rapidamente perseguibili e possibilmente nelle modalità con cui le N persone che hanno quel tipo di esigenza le vorrebbero, e questa è la difficoltà. Quindi la difficoltà non è tanto e solo comunicativa e relazionale, è professionale in partenza, ma certo, poi devi tradurlo in un modo diverso, perché il rapporto che noi abbiamo ormai tra un paziente portatore di bisogni che spesso sono anche difficili da individuare, uh-huh, e il professionista non è più come quando poteva essere il rapporto uno a uno. Io ho un paziente e ho un professionista. È un rapporto uno a N, cioè hai sempre un team di professionisti, quindi la complessità della relazione tra lui e il team. Poi ogni paziente ovviamente ha il suo percorso, di conseguenza con voi parliamo anche di medicina personalizzata. Esatto. Io adesso la interrompo e riprenderemo proprio, perfetto, da qua. Grazie mille. Perché adesso andiamo in pubblicità. Restate sintonizzati perché Tada torna subito.